che sono gli operai di Termini Imerese. Laura, che cosa sta accadendo a Termini Imerese? Laura Troia. Corrado, noi siamo entrati con la telecamera dentro l'agenzia delle entrate di Termini Imerese a quest'ora, perché come hai detto tu, le persone dietro di me non sono i dipendenti dell'agenzia, sono operai della Fiat e dell'indotto. Loro ieri mattina sono andati davanti ai cancelli, che ormai sono chiusi, l'azienda dentro, la fabbrica è vuota, e hanno deciso di occupare l'azienda. Hanno dormito qui ieri notte, questa è la sala d'aspetto, dietro ci sono gli sportelli, hanno dormito sulle poltrone dei clienti che aspettano. Dormiranno qui anche questa notte, perché queste persone a dicembre avevano visto un salvagente, una speranza, un accordo firmato dal ministro Passera, un Sono nuovo stati bidonati. imprenditore di R Motor del Molise, e dei soldi, un investimento, doveva tutto partire già da gennaio. Da E marzo invece? non si è visto più nulla, questo salvagente si è sgonfiato. Arrivano notizie dal Molise di un'azienda con i debiti, e Facceli adesso sentire, vedi Laura. questi lavoratori cassa integrati rischiano il licenziamento dal fine 2013, vero Michele? Sì, dal 31 dicembre 2013. Poco fa c'è stata un'assemblea infuocata qua fuori. Michele ha urlato al sindaco, in realtà qui hanno la solidarietà di tutti, del sindaco, del parroco, dell'agenzia delle entrate. Cosa hai gridato al sindaco, Michele? Io ho gridato al sindaco che noi non vogliamo essere assistiti da nessuno, noi da siciliani orgogliosi chiediamo al governo che si è preso l'impegno di farci lavorare e vogliamo lavorare. Ma in questo momento in cui la gente non compra più le auto, perché insistere con le auto? Perché questo impegno l'hanno preso loro con l'advisor. A me non mi interessa lavorare con l'ADR o con altro marchio o con un altro lavoro. Io ho voglia, come tutti i siciliani orgogliosi, di lavorare. Tra l'altro qui c'è un problema grosso, ci sono persone che dovranno andare in mobilità e poi andare in pensione, anche loro resteranno licenziati. Vincenzo, lei è il sindacalista Esodati. della UILM. Noi abbiamo firmato un accordo con questo governo di tecnici il 1° dicembre. Dal governo dei tecnici ci aspettavamo puntualità e precisione. Ci ritroviamo a 5 mesi e non li abbiamo ancora né sentiti né ci hanno dato Vuol dire nessuna qualcosa a Passera, risposta. al ministro? Quindi io vorrei sapere dal ministro Passera, che ha giurato il 16 novembre e col giorno 1 dicembre ha fatto l'accordo con noi, come mai ancora ADR non riesce a mettere mani dentro questo stabilimento? Come mai oggi escono fuori i problemi economici e le banche che bloccano l'imprenditore, visto che l'imprenditore già si sapeva che aveva problemi economici già da Ci novembre fai dell'anno sapere scorso? perché state occupando e fino a quando occuperete l'agenzia di Equitalia? Noi stiamo occupando perché l'Agenzia delle Entrate a Termini Imerese, come negli altri posti, rappresenta lo Stato ed è lo Stato che ci ha traditi. È lo Stato che non è in condizione di rispettare l'accordo che ha firmato, è lo Stato che non è in condizione di garantire l'accordo che ha fatto. Noi abbiamo un problema, gli esodati che servono per smaltire un certo numero di lavoratori e un accordo di reindustrializzazione per 1.312 lavoratori. Lo Stato, l'advisor, Invitalia devono garantire che questo progetto parta e che questo progetto vada avanti. Noi non... L'ex Sviluppo Italia, quindi si Va erano bene. occupati di far investire. Loro hanno raccolto una serie di manifestazioni di interessi. Alla fine hanno deciso che questo imprenditore aveva le condizioni economiche e di Però piano poi industriale per non reindustrializzare sono l'area di arrivati i Termini soldi Imerese dalle e da 5 mesi banche. non lo Fino a vediamo. quando rimarrete lì, per concludere, fino a quando rimarrete lì? Crediamo di rimanere il più possibile, perché siamo stati abbandonati anche dalla politica, non solo italiana, ma anche quella siciliana. E voglio fare un appello, se Peppe Grillo ci sente, vogliamo anche incontrare a lui qua, voglio vedere cosa pensa lui di noi per cercare di cambiarla questa politica, perché non ne possiamo più, Sono non ne sicuro che possiamo Beppe più di Grillo ci sta soffrire così. seguendo, ha sentito l'appello e magari arriverà da voi.